Il Papa e il governo hanno fatto la pace. E pare che questo porterà dei vantaggi anche per noi altri contadini, per noi cafoni. Lo ha detto il curato dal pulpito. E io, quella notte, ho fatto un sogno. Non ne ho parlato con nessuno. Nessuno tranne il curato, che mi ha detto di non raccontarlo a nessuno. Non è il momento, ha detto. Ma adesso, a Fontamara abbiamo scoperto una nuova razza di pidocchi. E forse il momento è arrivato. Nel sogno, il Papa parlava con il crocefisso. E il crocefisso diceva, per festeggiare la pace sarebbe bene dare le terre ai cafoni che le lavorano, anche ai cafoni di Fontamara che sono su di una montagna senza terra. E il Papa, ma se distribuiamo le terre ai cafoni, il principe se ne avrà male. E il principe è un buon cristiano. Allora il crocefisso diceva, per festeggiare la pace sarebbe bene non far pagare le tasse ai cafoni. E il Papa, ma il governo non vorrà, e i governanti sono buoni cristiani. Allora il crocefisso diceva, per festeggiare la pace quest'anno manderemo un raccolto abbondante ai piccoli proprietari, ai cafoni. E il Papa, ma se il raccolto sarà abbondante, i prezzi si abbasseranno e i grandi commercianti andranno in rovina. E i grandi commercianti sono buoni cristiani. Il crocefisso proprio non sapeva come fare a fare qualcosa per i cafoni senza dispiacere gli altri buoni cristiani. Allora il Papa gli dice, Signore, andiamo sul posto per vedere se c'è qualcosa che possiamo fare per i cafoni senza arrecare danno al principe, al governo e ai ricchi. E così, la notte in cui si firmava la conciliazione, i due venivano sulle nostre terre a visitare i nostri villaggi, le nostre case. Davanti veniva il crocefisso, che aveva un'enorme bisaccia sulla spalla piena di ogni cosa possibile. Dietro veniva il Papa, che aveva ricevuto il permesso di prendere dalla bisaccia qualunque cosa avesse potuto arrecare un po' di giovamento ai cafoni. In ogni paese, in tutte le case, i due vedevano le stesse cose. I cafoni si lamentavano, bestemmiavano, litigavano, senza sapere cosa avrebbero mangiato e come si sarebbero vestiti. Nel vedere queste cose, il Papa si sentiva afflitto nel più profondo del cuore. Allora mette una mano in fondo alla bisaccia, cerca, fruga ed estrae dalla bisaccia una manciata di pidocchi di una nuova specie. E li lancia sulle case dei cafoni gridando, prendete figli amatissimi, prendete e grattatevi, così nei momenti di ozio qualche cosa vi distoglierà dai pensieri del peccato. Proprio così diceva, prendete, prendete e grattatevi, così nei momenti di ozio qualche cosa vi distoglierà dai pensieri del peccato. Parazza, quello con una croce sulla schiena, lo aveva trovato il cavalier Pelino il primo di giugno del 1929, il giorno in cui era arrivato a farci firmare quel foglio bianco. Si era fermato alla cantina di Marietta Sorcanera, vedova di Guerra, ancora incinta per la terza o la quarta volta dopo la morte del marito, odiata dalle donne perché non si sposava, amata dagli uomini per lo stesso motivo. Il cavalier Pelino aveva aspettato che tornassimo dai campi per chiamarci e farci firmare quel foglio. Temevamo si trattasse di una nuova tassa, ma lui diceva di no. Parliamo la stessa lingua e non ci capiamo. I cittadini e i cafoni non si capiscono, anche se parlano la stessa lingua. E il cavalier Pelino era un cittadino e parlava da cittadino a noi cafoni. Per questo non ci capivamo. Si stava facendo buio. Ci avevano tolto la corrente elettrica. Per quello ci eravamo fermati alla cantina di Marietta Sorcanera per commentare questa novità. Avrebbero dovuto toglierla già da gennaio perché nessuno la pagava, ma eravamo arrivati fino a giugno e qualcuno diceva che non l'avrebbero mai tolta e invece quel giorno, ma nessuno ne fece un dramma. Solo il cavalier Pelino non riusciva a vedere quel foglio bianco che teneva in mano.
Così accendeva dei fiammiferi per mostrarcelo e farci firmare. Dovete firmare questa petizione. È importante far sentire la vostra voce, la voce dei cafoni. Ma no, non si tratta di nessuna nuova tassa. Ma non capite che è un onore quello che vi viene fatto? Sono le autorità che mandano me, un funzionario, per ascoltare la vostra voce, la voce dei cafoni. Allora il generale Baldissera, il ciabattino, decise di firmare per primo. E poi firmarono quanti si trovavano lì, alla cantina. Ma come far firmare gli altri, quelli che se n'erano già andati a casa? Il cavalier Pelino, uomo di città e di cultura, un'idea ce l'aveva. Noi dicevamo i nomi degli abitanti del paese e lui firmava per loro. Accendeva fiammiferi e firmava con i nomi che noi gli dicevamo, riempiendo il foglio bianco. So per certo che qualcuno firmò, ma con il nome del padre, che era morto. Questo non era certo un problema. A Fontamara ce n'erano un sacco di morti vivi. Tempo prima, Don Circostanza, l'avvocato, aveva fatto venire apposta un maestro per insegnare ai cafoni a scrivere il suo nome, quello di Don Circostanza. Così, alle elezioni, tutti votavano per lui perché non sapevano scrivere il nome ed il cognome di nessun altro. Ma gli uomini muoiono. In questo caso la morte non veniva notificata al comune, ma a Don Circostanza, che li faceva rivivere sulla carta e ad ogni elezione li lasciava votare per se stesso. Alle famiglie, per ogni morto vivo, venivano date 5 lire di consolazione e qualcuno ne aveva anche 3 o 4 di questi morti vivi che votavano per Don Circostanza. 20, 30 lire che entravano in casa erano comunque una discreta rendita. Questo era Don Circostanza, l'amico del popolo, come gli piaceva farsi chiamare. E quando gli abitanti di Fontamara cominciarono a non votare più per lui, con la sua armata di morti vivi riusciva comunque ad avere la maggioranza. Il cavalier Pelino accendeva un fiammifero, noi dicevamo i nomi e lui li scriveva sul foglio firmando per loro. Ne aveva già accesi 30 o 40 di fiammiferi quando vide il Pidocchio con la croce sulla schiena. Camminava sul tavolo accanto ai fogli come se fosse a casa sua. Ma al cavalier Pelino il Pidocchio lo mandò su tutte le furie. Non gli era piaciuta nemmeno la storia del Papa e del Crocifisso. Aveva cominciato a gridare come un galletto inferocito. Mi state prendendo in giro! Voi mi state prendendo in giro, a me, un funzionario mandato dalle autorità. No, no, è inutile che cercate di negare. Voi mi state mancando di rispetto. Ci vuole rispetto, ci vuole. Ci vuole rispetto per la gerarchia. Lo sapete che cos'è la gerarchia? Eh? Lo sapete che cos'è la gerarchia? La gerarchia. Noi avevamo solo una nostra idea della gerarchia. In capo a tutto c'è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il principe di Torlonia, padrone della terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle guardie del principe. Poi nulla. Poi ancora nulla. Poi ancora nulla. Poi vengono i cafoni. E si può dire che è finito. E le autorità? Gli rispose Ponzio Pilato, dicendo che le autorità si dividono fra il terzo e il quarto posto, secondo la paga. Il quarto posto, quello dei cani, è immenso. Questo ognuno lo sa. Le parole di Ponzio Pilato lo fecero infuriare ancora di più. Urlando che avremmo presto sentito parlare di lui, saltò sulla sua bicicletta e sparì nella notte. Anche noi ce ne andammo verso casa. Ma nel buio si sentiva un rumore di vetri che andavano in frantumi. Era Berardo. Se ci avevano tolto l'elettricità, allora i lampioni non servivano più. Fuori da Fontamara c'era una pozzanghera d'acqua che sgorga dalla roccia, poi si infila in un buco e poi rispunta fuori nuovamente in forma di ruscello un poco più in basso. È da quel ruscello che tutti gli abitanti di Fontamara prendono l'acqua che serve ai loro pochi campi. Pochi campi, poca acqua, ma è sufficiente.
Il giorno dopo la venuta del cavalier Pelino, su quel foglio bianco che noi avevamo firmato, ci stava scritto che quella poca acqua non sarebbe più andata ai Fontamaresi. Il corso del ruscello sarebbe stato deviato verso le terre di Don Carlo Magna. Anzi, verso le terre che erano state di Don Carlo Magna e che adesso erano dell'impresario, uno che a Fontamara e con i Fontamaresi si era arricchito. D'estate i cafoni di Fontamara si mettono in viaggio presto, verso il piano, dove trovano da lavorare. La colazione si fa per strada, un pezzo di pane, una cipolla, un peperone. Quel 2 di giugno del 1929, l'ultimo a lasciare il paese è il figlio di Papa Sisto. Vede un gruppo di cantonieri che, pale e picconi alla mano, vogliono cambiare il corso del fiume. Allora via, di corsa, in paese, dove uomini non ce n'erano più. E il figlio di Papa Sisto comincia a gridare a tutte le donne che bisogna correre a chiamare i carabinieri. Giù, in paese, ma presto, presto. Ma nessuna di loro poteva muoversi, nessuna. Con tutto quello che c'era da fare. C'era chi aveva i figli, chi aveva la gallina, chi il porco, chi la capra, chi il bucato, chi aveva lo zolfo per la vigna, chi i sacchi per la trebbiatura, chi, insomma, nessuna poteva muoversi. Finché Marietta Sorcanera, vedova di guerra, incinta per la terza o la quarta volta dalla morte del marito, decise che se nessuna di loro lo avesse fatto, lo avrebbe fatto lei, ma mica da sola. La seguiva un'altra donna, meglio che non ne facciamo il nome. Anche lei era incinta, come Marietta. Solo che suo marito era emigrato in America 10 anni prima, quindi era molto difficile che avesse potuto ottenere quel risultato così da lontano. Potevamo lasciare andare quelle due da sole? Potevamo far brutta figura? Non si poteva, non si poteva. Così ecco che la moglie di Pilato, la Castagna, la Recchiuta, Giuditta Scarpone e la Fornara si uniscono al gruppo. Una quindicina in marcia sotto al sole, nella polvere, con le facce arrabbiate. Fuori dal paese, i cantonieri che ci vedono arrivare si mettono paura. Lasciano pale e picconi, lasciano l'acqua scorrere dove l'ha sempre fatto e se ne scappano, veloci come lepri. Missione compiuta. I cantonieri sono scappati, il ruscello è al suo posto. Si può tornare a casa. Ma Marietta Sorcanera, che si era fatta tutta i ricci e aveva il vestito della domenica, dice che i cantonieri stavano lì perché qualcuno ce li aveva mandati. Quindi era necessario comunque andare a parlare con le autorità giù al capoluogo. E ci sarebbe andata lei. Lei e l'altra amica sua. Si può forse lasciar rappresentare Fontamara da due donnacce, con rispetto parlando? E allora via, tutte insieme, in marcia, fino ad arrivare nella piazza del municipio che è quasi mezzogiorno. All'improvviso arrivano i carabinieri. Cosa volete? Parlare con il sindaco! E il capo dei carabinieri si mette a gridare come un matto, dicendo che il sindaco non esiste più. Non esiste più. Il sindaco non esiste più. Adesso il sindaco si chiama Podestà. Il Podestà, quello che aveva preso il posto del sindaco, che fino ad allora era stato l'avvocato Don Circostanza, cioè quello che vinceva le elezioni facendosi votare dai morti, era l'impresario. Comunque l'impresario non era in casa. C'era un gran viavai di gente perché si stava preparando un pranzo, si stava preparando una festa per la sua nomina a Podestà. E sua moglie, una donna lunga e secca, con la faccia da uccello da preda, si mette a gridare che suo marito non è lì, ma è alla fabbrica di mattoni. E allora via, la comitiva riparte, sempre scortata dai carabinieri, fino alla fabbrica dei mattoni. Ma l'impresario non c'è, nemmeno lì. Lo dicono gli operai, dicono l'impresario non c'è. Ma dicono anche che è tempo sprecato andare a chiedere giustizia a lui, perché pare che abbia fatto un patto col diavolo. Ma è veramente il caso di andare dall'impresario? Ragionandoci, pare che il ruscello debba essere deviato verso le terre di Don Carlo Magna. Quindi la colpa è sua. Le donne si rimettono in cammino verso la casa di Don Carlo Magna. Era chiamato in quel modo perché se qualcuno arrivava in casa e chiedeva di lui, la serva rispondeva: Don Carlo? Magna. Capito? Don Carlo? Magna. Probabilmente anche stavolta stava magnando, per cui le donne di Fontamara si trovarono davanti Donna Clorinda, il corvo. Il tempo di un amen e le donne di Fontamara avevano già cominciato a rovesciare contro di lei tutte le parole studiate marciando sotto al sole. Anche l'acqua volete levarci? Non si può togliere l'acqua alla terra che ha sempre bagnato. È un sacrilegio, è un peccato contro la creazione.
Ma donna Clorinda, invece di rispondere alle accuse, diventava sempre più pallida, sempre più pallida. Sembrava quasi sul punto di svenire. Quando riuscì a parlare, disse: «Quello ha fatto veramente un patto col diavolo. Nessuna legge lo trattiene. Se resta qui ancora un paio d'anni, ci mangerà vivi. Quello ci sbranerà tutti. Quello e la sua banca dell'inferno ci manderanno tutti per elemosina e poi si approprieranno anche delle nostre elemosine». Quello non era suo marito, ma l'impresario che si era comprato le terre di Don Carlo Magna, quelle stesse terre verso le quali stava per essere deviato il ruscello. Ora, non è che le donne di Fontamara capissero in tutto e per tutto le parole di donna Clorinda. La lasciarono sulla porta di casa e presero la via del ritorno, con l'unica consolazione data dal proverbio che diceva: «I vecchi ladri hanno trovato chi li ruba». Magra consolazione. Quindi, per non tornarsene a casa a mani vuote, era necessario tornare ancora alla villa dell'impresario per cercare di parlare con lui. Nella villa la festa era già cominciata, anzi, era quasi alla fine, e l'impresario ancora non si vedeva. Ma ecco che arriva l'impresario. Le donne di Fontamara si alzano e si fanno avanti. Lui le saluta toccandosi con due dita la tesa del cappello e dicendo: «Non ho tempo da perdere». Le donne continuano a seguirlo, a cercare di esporre le loro ragioni. I commensali, sentendo tutto questo baccano, escono e si avviano al gruppo di donne e di persone urlanti. Don Circostanza, l'amico del popolo, appena vede le donne corre loro incontro, agitando le braccia e gridando: «Oh, le mie fontamaresi, le mie fontamaresi! Viva le mie fontamaresi!» Don Circostanza non è di sicuro una persona della quale fidarsi. È un imbroglione. Ma le donne, così stanche e avvilite, nel sentirsi chiamare e riconoscere, lo scambiarono quasi per un angelo inviato da Dio. L'impresario finalmente si decise a parlare. «Perché queste donne gridano? Prepotenza, dite? Non c'è stata nessuna prepotenza. E finché sarò io il podestà, qui prepotenze non ce ne saranno. Segretario, spiega tu». Ed il segretario, tra il timido e l'impaurito e l'ubriaco, si mette a spiegare che non si tratta di prepotenza, ma di un atto legale, di un documento firmato da tutti i loro mariti, che chiede addirittura al governo, nell'interesse superiore della produzione, che il ruscello venga deviato dalle terre dei fontamaresi alle terre del capoluogo, dove i proprietari possano dedicarvi maggiori capitali. Ma qui, dopo questo discorso e ricordando come erano state prese le firme degli uomini la sera prima, la pazienza delle donne finì di colpo. Gridavano, maledivano, minacciavano, nessuno riusciva a farle tacere. Ma Don Circostanza sì. «Hanno ragione, 10, 100, 1000 volte ragione». E questo fece tacere le donne, tutte. Non pareva vero che qualcuno prendesse le loro difese contro l'impresario. Il problema sta in questi termini. Le donne di Fontamara sostengono che per irrigare i loro campi la metà dell'acqua del ruscello non basta. Sostengono che ne serve un po' più della metà. Quindi la soluzione è unica. Al podestà andranno i 3/4 dell'acqua del ruscello e i 3/4 dell'acqua che resta sarà dei fontamaresi. Così tutti avrete i 3/4 dell'acqua, cioè un po' più della metà. Una soluzione che evidentemente danneggia il podestà, ma che egli potrebbe accettare in virtù del suo buon cuore, della sua filantropia e della sua magnanimità. E tutti a chiedere al podestà di accettare tale richiesta, supplicarlo, pregarlo. Salta fuori un foglio di carta sul quale il notaio comincia a scarabocchiare le regole dell'accordo e sul quale ci finiscono poi le firme dell'impresario, del segretario comunale e di Don Circostanza in rappresentanza del popolo di Fontamara. Bene, tutto è risolto. Le donne finalmente possono tornarsene a casa. Finalmente. Hanno ottenuto... cosa? In realtà nessuna di loro aveva ben capito i termini dell'accordo. Nessuna. Qualcuna, comunque, era contenta di non aver dovuto pagare niente. Almeno quello. Qualche giorno dopo, i cantonieri ripresero a lavorare attorno al ruscello, scavando il fosso che avrebbe portato via parte dell'acqua ai nostri campi. Ma quanta acqua avrebbe portato via?
Questo nessuno lo sapeva. E le nostre donne e le nostre mogli non volevano che noi chiedessimo, cioè dicevano ad ognuno di noi di non chiedere, di lasciare che fossero gli altri a chiedere, nella paura di compromettersi, di rovinare la propria famiglia. In questo modo nessuno di noi si compromise, nessuno di noi chiese nulla ai cantonieri, ci limitavamo a passare ogni giorno, all'alba e al tramonto, davanti al ruscello, alle guardie che proteggevano i lavori, senza nemmeno guardare. Nessuno di noi sapeva in realtà quanto sarebbero stati i tre quarti dei quali parlava l'accordo. C'era chi diceva che ne avremmo avuto più della metà, chi diceva che la divisione sarebbe stata in parti uguali, chi addirittura che avremmo avuto l'acqua in base alle fasi lunari, tre quarti di luna a noi e tre quarti di luna all'impresario. Insomma, nessuno ne sapeva niente e nessuno voleva fare il primo passo per cercare di capirne qualcosa. Insomma, l'unica cosa che eravamo riusciti ad ottenere era stata quella di litigare tra di noi. Tanto che persino io un giorno mi misi a litigare con un mio cugino, quando lo sentii dire ai cantonieri di fare in modo che lui ne avesse un po' di più dell'acqua e degli altri chi se ne importa. Ma gli altri ero anch'io. E così cercai di fargli capire quanto questo fosse sbagliato, a colpi di roncola. Fortunatamente le guardie di scorta e Berardo Viola evitarono guai più grossi e meno male che c'erano loro. Anzi, Berardo continuò ad accompagnarmi ancora per qualche giorno per evitare che io incontrassi ancora quel mio cugino. Berardo era l'unico in paese che non aveva motivo di litigare per l'acqua, ma soltanto perché lui, una terra da irrigare, mica ce l'aveva. Suo padre gli aveva lasciato un pezzo di terra, ma Berardo lo aveva venduto a Don Circostanza il giorno che aveva deciso di lasciare Fontamara e partire per l'America. Berardo era un ragazzone grande e grosso, con una forza tale da poter portare un asino fino in cima al campanile, e una volta lo aveva anche fatto. Era forte, e per difendere un amico giù in paese ne aveva massaggiate di teste, solo che l'amico per discolparsi aveva dato tutta la colpa a lui. Noi pensavamo adesso gliela farà pagare, ma lui invece decise di partire per l'America, intenzionato a non tornare più. Così aveva venduto la terra a Don Circostanza. Con i soldi presi aveva risarcito un po' di quella gente che aveva pestato giù in paese e si era comprato un biglietto per l'America. Ma una nuova legge, che forse Don Circostanza conosceva già, vietava l'emigrazione. Tutte le emigrazioni erano sospese. Così Berardo rimase a Fontamara, senza più una terra sua da coltivare. Senza una terra, un contadino è come un cane sciolto. Per un contadino la terra è come la moglie, è come un sacramento. Una terra non diventa tua dopo che l'hai acquistata, diventa tua col passare degli anni, con la fatica, col sudore, con le lacrime. Ecco che cos'è la terra per un contadino, per un cafone. E Berardo, cafone, non aveva più una terra. Per questo sua madre, Maria Rosa, aveva cercato di convincere Don Circostanza a rivendere la terra a Berardo. Ma Don Circostanza aveva acquistato la terra non per coltivarla, ma per sfruttarne i giacimenti di pozzolana. E alle insistenze della donna aveva anche minacciato di andare a chiamare i carabinieri. E che cosa poteva fare, povera donna, per evitare che suo figlio facesse una pazzia? Niente. Se non far dire una novena a San Giuseppe da Copertino e vendere due lenzuola per comprare dei ceri da accendere al santo. Finché un giorno quel suo figlio entrò in casa dall'avvocato, dribblò la serva che continuava a gridare «Don Circostanza non c'è! Don Circostanza non c'è!» e frugò in tutte le stanze finché trovò Don Circostanza che, guarda caso, c'era. E lì, con calma, anzi, con rispetto, disse piano a Don Circostanza: «Signor avvocato, voi mi avete assicurato varie volte che io morirò in carcere. Non credete che sia venuto il tempo per andarci?» Evidentemente Don Circostanza non lo pensava, perché improvvisamente si era ricordato di una terra di proprietà del comune, una terra che stava in un avvallamento tra le rocce, che serviva da pascolo solo per qualche capra, e se Berardo voleva, lui avrebbe fatto in modo che gli fosse assegnata.
Berardo lo voleva e prese quella terra. Una terra ingrata, una terra che lo ammazzava, che lo costringeva a lavorare prima dell'alba e dopo il tramonto, quando tutti gli altri se ne andavano a dormire. Ed era riuscito a domarla quella terra. Ci aveva piantato del gran turco, aveva visto crescere quelle piantine, verdi tra le rocce. Era felice della sua terra, Berardo. Fino a quando venne quella pioggia, quella maledetta pioggia. 3 giorni. Per 3 giorni non smise di piovere sulla montagna. Al 3° giorno era venuta giù una fiumana d'acqua con un rumore che sembrava quello di un terremoto e si era portata via il campo di Berardo. Lui se ne stava lì, sulla piazza, guardando la montagna e ripetendo: ecco, ecco, naturalmente, naturalmente, solo questo, mentre la madre gli stava aggrappata come Maria al Calvario. Ma si può vincere contro il destino. Un destino che lo aveva già segnato, facendolo nascere nipote di Viola, l'ultimo brigante di Fontamara, giustiziato dai piemontesi. Maria Rosa, sua madre, viveva con la paura che suo figlio finisse come il nonno, impiccato. Ma se finirà impiccato, diceva, non sarà certo per il denaro, ma per gli amici. Gli amici erano il punto debole di Berardo. Era anche il capo indiscusso di tutti i ragazzi di Fontamara, grazie alla sua superiorità fisica. Non sopportava le prepotenze e le ingiustizie, specialmente quelle fatte dagli abitanti del capoluogo ai danni dei cafoni. Non si può discutere con le autorità. La legge è fatta dai cittadini, è applicata dai giudici che sono tutti cittadini. È interpretata dagli avvocati, che sono anche loro cittadini. Ma come può un cafone avere ragione? E qualcuno diceva, ma ora che l'impresario vuole rubarci l'acqua non dobbiamo rispondere? Mettetegli a fuoco la conceria e vi restituirà l'acqua senza fiatare. E se non capisce l'argomento, mettetegli fuoco anche al deposito di legnami. E se ancora non capisce, con una mina fategli saltare la fornace dei mattoni. E se è proprio un idiota e continua a non capire, dategli fuoco alla villa, magari di notte, quando è letto con donna Rosalia. Solo così riavrete l'acqua. Ma Berardo ragionava così perché lui non aveva nulla da perdere. Con la perdita della terra aveva cominciato a tirare avanti facendo i lavori più disparati. Aveva 30 anni e non si era ancora sposato. Non c'è donna capace di domarlo, diceva la madre. Se non può primeggiare nella ricchezza, è inevitabile che lo faccia nella sventura. Aveva 30 anni, Berardo. Non aveva ancora una moglie e non aveva un soprannome. In un paese dove tutti hanno un soprannome, Berardo no. E nemmeno Elvira, nemmeno lei aveva un soprannome. Elvira era la ragazza più bella di Fontamara. Forse in città ce n'erano anche di più belle, ma in paese nessuna era più bella di lei. Una ragazza così bella non la si vedeva da tanto e tanto tempo. Lei la più bella e lui Berardo il più forte. Forse era proprio per quello che a Fontamara tutti avevano cominciato a credergli promessi l'uno all'altra, anche se tra i due non c'era ancora stato nulla. Ma è pur vero che Berardo, incontrandola, impallidiva e tratteneva il respiro. Elvira lo sapeva e la cosa non le dispiaceva affatto. Che a Roma vi fosse un nuovo governo non era da mettere in dubbio, perché da vario tempo se ne sentiva parlare. Questa non era una novità. Anche i Borboni avevano preso il posto degli spagnoli e i piemontesi il posto dei Borboni, ma da dove provenissero e di che nazione fossero i nuovi governanti, noi a Fontamara non l'avevamo ancora capito. Una sera, all'imbrunire, alcune donne di Fontamara si ritrovarono per discutere dei recenti fatti accaduti, quelli che ci avevano coinvolto tutti, dell'acqua che volevano rubarci e anche dell'impresario. E ce ne stavamo lì sulla piazzetta della chiesa. Aspettavamo i nostri uomini che ritornassero, perché si sa che al tempo della mietitura non esiste più orario. Con me c'erano Maria Grazia, la Ciammaruga, Filomena Castagna, c'era la Recchiuta, c'era anche la figlia di Cannarozzo. Poi in un lato della piazzetta c'era una donna, Maria Cristina, vestita di nero, vedova da poco, ventilava il poco grano che aveva raccolto nel suo campo. E in un attimo venne il buio e apparvero le prime lucciole. E
senza neanche che ce ne accorgessimo subito, nel nostro silenzio, cominciò a insinuarsi un rumore metallico e monotono. Dapprima era simile a quello degli alveari, poi a quello delle trebbiatrici, ma trebbiatrici non se ne vedevano. Poi il rumore si fece sempre più alto, consistente. E dalla strada, dove fa la curva verso la valle, apparve un camion, pieno di gente, poi un altro camion ancora, 5 camion che venivano a Fontamara. Ma subito dopo ne apparve un altro, e poi un altro ancora, erano 10, erano 12, erano 15 camion. Così tanti camion non se n'erano mai visti, nessuna di noi pensava che ne potessero esistere così tanti. Poi il rumore si fece sempre più alto e consistente. Adesso si aggiunsero le grida delle persone che c'erano sui camion. All'improvviso un crepitio di spari secchi, seguito dalla caduta del finestrone della chiesa. Sparano contro di noi, sparano contro la chiesa! Ci mettemmo a gridare tutte di colpo, col vecchio baldissera che diceva che era la guerra. Ma perché mai la guerra? Perché contro di noi la guerra? Subito dopo un altro sparo secco. Crivellò tutta la facciata della chiesa, coprì di calcinacci noi che c'eravamo sotto. Tutto quello che stava per accadere non aveva senso. Propose di suonare le campane, come ogni volta in cui il paese è in pericolo. Così io ed Elvira salimmo sul campanile per suonare a martello. Ma una volta giunte alle campane, Elvira fece un ragionamento. Non c'erano mai state guerre contro le donne. Quindi quelli che erano arrivati sparando non ce l'avevano con noi, ma contro gli uomini. Per questo non suonammo le campane, per non dare l'allarme agli uomini, non farli tornare in fretta e non farli scontrare con questi che erano arrivati. Elvira pensava sicuramente a Berardo. Io pensai a mio marito e mio figlio. Rimanemmo perciò sul campanile, ma senza toccare le campane. Vedemmo i camion arrestarsi all'entrata di Fontamara e dai camion scendere un gran numero di uomini armati di fucile che si dirigevano verso la chiesa. Gli uomini armati potevano essere circa 200. Avevano tutti un moschetto, un coltellaccio alla cintola ed erano tutti mascherati da morti. Noi riconoscemmo la guardia campestre e il cantoniere, ma anche gli altri avevano facce conosciute, erano gente dei paesi vicini. Alla loro testa marciava un omino piccolo e panciuto e di fianco a lui si pavoneggiava Filippo il Bello. Si avvicinarono a Teofilo, il sagrestano, che stava recitando le litanie e chiesero cosa stesse dicendo. Lui rispose che invocava la pace. Allora il panciuto fece segno a Filippo il Bello e questi diede uno schiaffo a Teofilo. Teofilo restò immobile, tenendosi una mano sulla guancia colpita, silenzioso, più che altro stupito, mentre l'omino panciuto gli gridava addosso che era un vile, se non reagiva, era un vile. Poi si rivolse alla folla e ordinò che andassero tutti a casa. In un attimo la piazzetta si vuotò. Nel frattempo si era fatto buio. Allora l'omino panciuto ordinò agli uomini neri di andare in tutte le case 5x5, frugare dappertutto e sequestrare ogni sorta di armi. Noi, dal nostro osservatorio sul campanile, non capivamo come potessero cercare qualcosa con quel buio e soprattutto che armi stavano cercando. Noi non avevamo fucili. Porteranno via le roncole e le falci. Sono le uniche armi che abbiamo. Improvvise, dalla casa accanto al campanile ci giunsero le grida di Maria Grazia e subito dopo le urla disperate di Filomena Castagna, di Carracina e poi altre grida da case più lontane e rumori e tonfi di sedie rotte, vetri rotti, mobili rovesciati. Sentimmo Maria Grazia rantolare come un animale scannato finché cessò ogni resistenza e il suo rantolo divenne così debole che a noi non giunse più. Elvira era serrata contro di me, le braccia intorno al mio collo. Tremava come presa dalle convulsioni. In quel momento fu come se il campanile intero tremasse, se la terra tutta tremasse contro di noi. Con gli occhi enormi, immobili, sbarrati, Elvira continuava a fissare la stanza da cui erano usciti 5 uomini, dove era disteso il corpo lacerato di Maria Grazia. Ebbi allora paura che potesse uscire di ragione. Per questo le chiusi gli occhi con le mie mani, come si fa con i morti. Di quella terribile sera non ricordo altro. Di tutto ciò
Noi uomini che tornavamo da Fucino non ne potevamo sapere nulla. Quando all'entrata del paese vedemmo il gruppo dei militi vicino alla grande fila dei camion e chiedemmo cosa fossero venuti a fare, loro non vollero spiegarcelo. E forse neppure lo sapevano. Ci accompagnarono fino alla piazzetta, dove già stavano radunati e disposti in quadrato gli altri militi. Erano comandati da un piccolo uomo ventruto, assistito dal cantoniere Filippo il Bello. In mezzo al quadrato stavano Baldissera, Teofilo il Sacrestano, Cipolla, il vecchio Bracciola, Anacleto il Sartore e qualche altro che non erano andati in campagna. Erano muti, immobili, pallidi, rassegnati, come prigionieri di guerra. Quando arrivammo il quadrato si aprì e dopo che noi fummo entrati si richiuse. Cercammo di sapere dagli altri cosa potesse essere successo, ma l'unico che parlava era Baldissera, che mormorava sempre le stesse parole. È una cosa mai vista. Mai vista. Mai. Mai. Non li conoscevamo quegli uomini in camicia nera. Anche loro erano povera gente, ma di una categoria speciale, senza terra, senza mestiere o con molti mestieri, che è lo stesso. Gente servizievole verso i proprietari, ma a patto di avere l'immunità nelle cattiverie contro i poveri. Gente senza scrupoli, gente senza famiglia, senza onore, senza fede. Ma il loro raggruppamento in un esercito speciale, con una divisa speciale e un armamento speciale, era una novità di pochi anni. Sono essi i cosiddetti fascisti. Ognuno di noi pensava al caso suo. Ognuno pensava al modo di uscire lui dal quadrato e di lasciarvi magari gli altri. Ognuno di noi era un capo famiglia, pensava alla propria famiglia. Forse solo Berardo pensava diversamente, ma lui non aveva né terra né moglie. Nel frattempo si era fatto tardi. Nel quadrato si fece un varco della larghezza di un metro e ai suoi due lati si posero Lomino Panciuto e Filippo il Bello, proprio come fanno i pastori negli stazzi per la mungitura delle pecore. Così cominciò l'esame. Il primo a essere chiamato fu proprio Teofilo il Sacrestano. Chi è viva? Teofilo sembrò cadere dalle nuvole. Chi è viva? Alla ripetizione della domanda, Teofilo girò il volto spaurito verso di noi, come per avere un suggerimento, ma ognuno di noi non ne sapeva niente, quanto lui. E siccome il poverino continuava a dar segni di non rispondere, Lomino evitò di ripetere per la terza volta la domanda e si rivolse a Filippo il Bello, che aveva un gran registro tra le mani. Scrivi accanto al suo nome, refrattario. Teofilo se ne andò costernato. Il secondo ad essere chiamato fu Anacleto, il Sartore. Chi è viva? È viva Maria. Quale Maria? È quella di Loreto. Scrivi refrattario. Anacleto non voleva andarsene. Se volevano, poteva cambiare risposte e dire la Madonna di Pompei piuttosto che quella di Loreto. Ma fu spinto via in malo modo. Poi toccò al vecchio Bracciola, poi a Cipolla, poi a Baldissera, e poi ad Antonio la Zappa, e poi a tanti altri. Chi è viva? Viva San Rocco! Scrivi refrattario. Chi è viva? Scusate, cosa significa? Rispondi sinceramente quello che pensi. Chi è viva? E viva il pane e il vino. Scrivi refrattario. Chi è viva? E viva la regina Margherita. È morta. Come morta? La regina Margherita è già morta. È impossibile. Scrivi costituzionale. Chi è viva? Abbasso i ladri. Scrivi anarchico. Chi è viva? Abbasso i vagabondi. Scrivi anarchico. Chi è viva? Abbasso le tasse. Scrivi anarchico. Certe cose non si possono dire per la miseria. Chi è viva? Viva tutti. Scrivi liberale. Chi è viva? Viva il governo. Quale governo? Il governo legittimo. Scrivi perfido. Chi è viva? E viva il governo illegittimo. Scrivi mascalzone. Chi è viva? Abbasso la banca. Quale banca? Ce n'è una sola e da soldi solo all'impresario. Scrivi comunista. Anche Gasparone fu registrato come comunista, perché alla domanda rispose abbasso i Torlonia. Invece Palumbo fu registrato come socialista, per aver risposto assai cortesemente viva i poveri. In quel mentre apparve dall'altro lato della piazzetta Maria Rosa, la madre di Berardo. Urlava
e chiedeva dove fosse Berardo e se sapessimo cosa avevano fatto nelle nostre case, cosa quei briganti avevano fatto alle nostre donne e dove fossero gli uomini, i nostri uomini. Berardo capì subito, o almeno credette di capire. D'un salto fu addosso a Filippo il Bello, lo prese per il bavero e gli sputò in faccia domandando cosa avesse fatto ad Elvira. La vecchia Maria Rosa non aveva mai smesso di gridare e in ginocchio era arrivata fin sulla soglia della chiesa invocando la Madonna. Un ritocco della campana ci fece guardare tutti sopra il campanile. A fianco della campana maggiore scorgemmo tutti una strana apparizione. Un fantasma di donna giovane, alta, sottile, con la faccia bianca come la neve e le mani giunte sul petto. Rimanemmo tutti senza fiato per un istante, poi la visione sparì. Il quadrato si sciolse in fretta e tutti quegli uomini neri si misero a gridare di aver veduto la Madonna e cominciarono a fuggire verso i camion all'ingresso del paese e l'omino della legge con loro. Sentimmo da lontano il rombo dei motori e vedemmo la lunga fila di camion ridiscendere la collina. Quando era già notte alta, io e Berardo salimmo sul campanile e con nostra sorpresa vi trovammo mia moglie ed Elvira. La ragazza era ancora svenuta e stentava a riaversi. Così la calammo giù dal campanile, io scendendo davanti che le tenevo i piedi e Berardo in alto che la reggeva per le spalle. Anche una volta arrivati sulla piazzetta, Elvira non riusciva a reggersi in piedi. Così Berardo la sollevò sulle sue braccia e con la facilità e leggerezza di un pastore che porta la sua agnelletta, sparì nel buio verso la casa di lei. Dopo quella notte, Maria Rosa, la madre di Berardo, venne a cercarlo. Non era poi così difficile immaginare dove avesse passato la notte Berardo e con chi. Lo incontrai dietro al campanile mentre andavo verso la campagna. Lui stava tornando a prendere la zappa. Non approvavo quanto aveva fatto e lui lo sapeva. Disse solo che quello che era successo doveva succedere. Disse che aveva intenzione di sposarsi, di sposare Elvira, che si sarebbe rifatto una terra perché adesso si sentiva dentro la forza di 10 uomini. Avrei voluto dirgli che non era un problema di forza o di volontà o di bisogno, ma all'improvviso fu come se mi vedessi davanti tutto il suo triste futuro e l'unica cosa che mi venne da dirgli fu: che Dio ti benedica, Berardo, che Dio ti aiuti. Prima conoscevamo 3 leggi. La legge dei preti, la legge dei padroni e la legge dell'abitudine. La legge dell'abitudine non era una legge scritta, ma era una legge che costringeva i cafoni a mantenere le abitudini date ai padroni. L'anno prima, con l'affitto, avevi regalato 12 d'uova a donna Clorinda? Lo dovevi fare anche l'anno successivo, per via dell'abitudine. Poi arrivarono i piemontesi, che portarono 3 cose. La luce, le sigarette e 9 leggi. La luce elettrica ce l'avevano levata, sigarette non ne avevamo mai fumate, ma le 9 leggi erano tante e tali che non potevamo conoscerle tutte. Nemmeno il generale Baldissera le conosceva. Era rimasto turbato dall'aggressione degli uomini vestiti di nero al paese. Diceva che se i militi erano entrati in paese e avevano oltraggiato le donne, per quanto fosse una cosa odiosa, ma si poteva anche capire. Quello che era incomprensibile era il fatto che tra di loro ci fosse un commissario di polizia e che quello che avevano fatto lo avevano fatto in nome della legge. Diceva che se gli uomini vestiti di nero avevano picchiato, ferito, ucciso persone che non avevano commesso delitti ma solo perché avevano dato noi all'impresario, lo si poteva anche capire. Ma che questi feritori ed assassini fossero poi anche premiati dalle autorità era una cosa inspiegabile. Insomma, non c'era niente di nuovo, si trattava delle solite ingiustizie. Era il modo in cui venivano compiute che era diverso, nuovo, e nessuno di noi sapeva spiegarsene le ragioni. Quando c'è la fame, i cafoni hanno sempre avuto un solo scampo: divorarsi tra loro. Quando c'è la miseria, i motivi per litigare si presentano 12 volte al giorno. Ma per gli abitanti di Fontamara il motivo dei motivi restava sempre l'acqua del ruscello
Era finalmente arrivato il giorno della spartizione dell'acqua. Tutti i cafoni di Fontamara erano sul posto. Non si erano mai visti così tanti carabinieri, tutti insieme. Erano almeno 100, che spingevano indietro i contadini. Sembrava una guerra contro i cafoni. Almeno ci fosse stato Berardo tra i giovani, ma Berardo non c'era e nessuno sapeva dove fosse. C'erano però l'impresario, Don Circostanza, il cavalier Pedino. Il notaio lesse l'accordo che era stato stipulato, cioè quello dei 3/4 e 3/4, ma i cafoni cominciarono a discutere tra di loro sulla divisione, alzando la voce e discutendone a tal punto che l'impresario, con una sfacciataggine senza precedenti, decise, in qualità di podestà e capo del comune, di far tacere i cafoni e nominare come loro rappresentanti il cavalier Pedino e Don Circostanza. Tutto regolare, venne dichiarato. I cantonieri si misero al lavoro. Tutti gli occhi erano puntati sul ruscello, proprio dove, curvando a gomito, andava verso gli orti di Fontamara. L'acqua cominciò a calare, calare sempre di più. Tutti i cafoni, in special modo le donne, cominciarono a gridare verso l'onorata società. Ladri! Siete dei ladri. Possano perdere tanto sangue per quant'acqua vogliono rubarci. Possano perdere tante lacrime per quant'acqua vogliono rubarci. Che i rospi nascano nel loro stomaco. E che nessuno di loro possa più rivedere moglie e figli. Possano finire tutti nel fuoco eterno. Gridavano talmente forte che anche i carabinieri ne ebbero paura. Il livello dell'acqua continuava a scendere, mentre le urla continuavano a salire. Per cercare di calmare i cafoni intervenne allora Don Circostanza. I cafoni hanno ragione. La loro perdita è legale, ma non è eterna. Occorre quindi stabilire un periodo di tempo oltre il quale l'acqua ritornerà a essere dei fontamaresi. L'impresario fece la sua proposta. 50 anni. I cafoni ripresero a urlare più forte, decisi a farsi scannare piuttosto che accettare un simile accordo. Don Circostanza disse che 50 anni erano troppi, decisamente troppi. Allora gli altri che stavano con l'impresario cominciarono a fare le loro proposte. 40 anni, 35, 25, spuntò un foglio, una carta tra le mani del notaio. Poi tutti che si scambiavano strette di mani e sorrisi. L'accordo era stato firmato. Era stata accettata la proposta di Don Circostanza, l'amico del popolo. La perdita dell'acqua non sarebbe durata 50 anni, ma 10 lustri. Peccato che i poveri cafoni di Fontamara non avevano nessuna idea di quanti anni fossero 10 lustri. Alle 4 del mattino, Berardo e io lasciamo Fontamara e ci avviamo verso Fossa per prendere il treno per Roma. Sul treno, durante tutto il viaggio, non ci scambiamo una parola. A osservarlo capivo che Berardo era disposto a tutto pur di riuscire. Nessuno scrupolo l'avrebbe fermato. Arrivati a Roma, prendemmo alloggio nella locanda del buon ladrone, che era stata raccomandata a Berardo. Impiegammo i primi 3 giorni per capire a quale ufficio dovevamo rivolgerci, vagando da un piano all'altro e da un palazzo all'altro. Alla fine, il 4º giorno, arrivammo a uno sportello in cui ci chiesero la tessera. Noi presentammo la lettera di Don Circostanza, ma l'impiegato rise di noi. Quale tessera servisse, noi non riuscivamo proprio a capirlo. Ci accompagnarono a un nuovo sportello, dove un impiegato ci lasciò 2 pezzi di carta e vincolò sopra 12 francobolli, uno per ogni mese dell'anno, e ci chiese 35 lire. Nei pomeriggi, quando gli uffici erano chiusi, Berardo mi faceva girare la città. Un giorno Berardo acquistò da un venditore ambulante uno scialle colorato, un pettine e un fermaglio per capelli. Voleva mandarli a Elvira alla prima occasione. La mattina del 5º giorno andammo all'ufficio di collocamento per farci assegnare il lavoro. Ci chiesero di quale provincia fossimo e, saputo che eravamo dell'Aquila, ci dissero che dovevamo rivolgerci all'Aquila, che si trovava appunto all'Aquila, e ci chiusero lo sportello in faccia. Nella locanda del buon ladrone abitava un avvocato abruzzese, il cavalier Don Achille Pazienza. Ci rivolgiamo a lui sul consiglio del locandiere, il buon ladrone. Don Achille era un povero vecchietto catarroso, con una barba di una decina di giorni, un vestito giallo, una medaglia di bronzo sul petto e uno stecchino di legno in bocca. La prima cosa che ci disse era che la consultazione costava 10 lire. Gli demmo 10 lire. Per persona, aggiunse. Gli demmo altre 10 lire. Poi ci chiese quanta moneta ancora ci restasse. E così gli demmo altre 14 lire.
Allora ci interrogò su tutto quello che potevamo farci mandare da Fontamara, galline, formaggio, miele. Ci condusse a un ufficio del telegrafo dove scrisse un telegramma in cui chiedeva, per conto nostro, 200 lire, 10 kg di formaggio, 2 kg di miele e varie galline e, su suggerimento di Berardo, anche 10 kg di persiche. Berardo, che aveva perduto il padre quando era bambino, intestò il telegramma a suo padre, Vincenzo Viola, e il telegramma fu spedito. Con la copia di quel telegramma, Don Achille Pazienza ci accompagnò all'ufficio di collocamento del sindacato, dal quale eravamo stati respinti il giorno prima. Mostrò il telegramma, fece soffermare l'impiegato sulle espressioni più significative, ci interrogò sulla qualità del nostro formaggio e ne informò l'impiegato, e infine ci informò sull'esito. La pratica era aperta. Adesso l'ufficio avrebbe richiesto i documenti necessari, poi ci avrebbe iscritto nell'elenco dei disoccupati e infine ci avrebbe convocati per assegnarci il lavoro in bonifica. A noi non rimaneva che aspettare. Dopo 3 giorni che aspettavamo, non ci restavano più di 4 lire. Comprammo 2 chili di pane e rimanemmo senza un centesimo. Aspettammo altri 4 giorni, durante i quali non mangiammo nulla, perché non avevamo più neppure un soldo per comprare da mangiare. Il 4° giorno, Berardo mi disse che in quel giorno Elvira sarebbe dovuta tornare dal pellegrinaggio che voleva fare la Madonna della Libera insieme alla Paura Maria Grazia per ottenere il perdono. Io pensai che Elvira non ha bisogno di nessun perdono e glielo dissi. Avrà semplicemente voluto accompagnare Maria Grazia. In quello stesso giorno, il 7° di attesa del 4° di digiuno, sentimmo Don Pazienza venire verso la nostra stanza cantando una canzone patriottica. Entrò nella stanza con 2 fiasche di vino e un telegramma, dicendo che era il vaglia telegrafico del padre di Berardo. Peccato che Vincenzo Viola fosse morto da 20 anni e non avrebbe mai più potuto mandare nessun vaglia. Berardo prese il telegramma, lo aprì, lo lesse, lo rilesse, ci guardò in faccia, lo piegò e se lo mise in tasca senza dire una parola. La sua faccia assunse un aspetto terrificante e il bianco dei suoi occhi si era di colpo intorpidito e iniettato di sangue. Tutti chiedemmo cosa fosse successo. Berardo non rispose a nessuno. E io, non so come, indovinai che a Fontamara gli era morto qualcuno. La stessa sera, verso le 8, vi fu un gran tramestio nella camera accanto alla nostra, quella del cavalier Pazienza, il quale venne poi da noi a dirci che erano arrivati i nostri certificati. Sul certificato di immoralità rilasciato dal podestà c'era scritto «condotta pessima dal punto di vista nazionale». Con un simile certificato nessuno ci avrebbe dato lavoro. Non avremmo mai trovato lavoro da nessuna parte. Ce ne andammo dalla locanda, trascinandoci per le strade, stremati dalla fame. Arrivammo, senza volerlo, nei pressi della stazione. Sulla piazza c'era un gran numero di militi, di carabinieri, di poliziotti, che fermavano i passanti e li perquisivano. Noi venimmo fermati da un giovanotto. Disse che ci conosceva, che aveva conosciuto Berardo ad Avezzano. Ci facemmo pagare da mangiare e spiegare il perché di quella grande agitazione dei militi di carabinieri. Il giovanotto ci spiegò che stavano dando la caccia al solito sconosciuto. Di lui se ne parlava dovunque. Il solito sconosciuto fabbricava e diffondeva la stampa clandestina. Viene segnato contemporaneamente in diversi luoghi, in province diverse e perfino alla frontiera. Nessun poliziotto è mai riuscito a catturarlo. Quando pensano di averlo preso e lo mettono in prigione, dopo qualche giorno, la stampa clandestina riprende a circolare e l'attività del solito sconosciuto torna a essere segnalata da qualche altra parte. Mentre mangiavamo e ascoltavamo tutte queste cose, un poliziotto entrò nella latteria seguito da un gruppo di militi. Ci chiesero i documenti e noi mostrammo le tessere che avevamo ritirato dai sindacati. Sembravano soddisfatti e stavano per andarsene quando dei militi trovarono un pacco avvolto in un pezzo di tela. Allora si gettarono su di noi e sul giovanotto di Avezzano e senza neppure ascoltare le nostre proteste ci presero in mezzo e ci trascinarono nella sede della polizia. Ci rinchiusero in una cella in cui già si trovavano altri 2 detenuti. L'avezzanese ci spiegò che stava continuando la caccia al solito sconosciuto. Per me Berardo era semplicemente la sicurezza di avere il cibo anche l'indomani. Nella notte in cella Berardo e l'avezzanese si misero a conversare animatamente. L'avezzanese parlava sottovoce, forse per non farsi sentire dagli altri 2 detenuti. Ma Berardo non ci riusciva, così poté capire brandelli di quella conversazione. Parlavano del solito sconosciuto.
Berardo però sembrava non capire molte cose che l'altro gli diceva. Mi appisolai. Quando mi risvegliai, Berardo e la Vezzanese erano ancora svegli a discutere. Berardo adesso aveva una faccia nuova, la faccia del vecchio Berardo, e riusciva perfino a ridere come da molto tempo non faceva più. La Vezzanese venne a parlarmi e mi spiegò come comportarmi il giorno dopo. Sembrava che lui e Berardo avessero concordato il da farsi. Ma quell'uomo non conosceva Berardo e soprattutto non poteva sapere del telegramma che aveva ricevuto da Fontamara. Mi addormentai di nuovo. Quando mi risvegliai, Berardo passeggiava in su e in giù per la cella come un leone in gabbia. Alle 9 fummo portati tutti e tre alla presenza di un commissario. Berardo si fece avanti e disse: signor commissario, il solito sconosciuto sono io. Il solito sconosciuto era dunque stato catturato. Nei giorni seguenti cominciarono gli interrogatori. Il commissario voleva sapere molte cose da Berardo: dove fosse la tipografia clandestina, chi fosse il tipografo e se ci fossero altri complici. Ma Berardo non rispondeva. Rientrava le labbra tra i denti e le mordeva fino al sangue per mostrare la sua inflessibile volontà di tacere. Tornava dall'interrogatorio sempre più malconcio. La prima volta non aveva che un segno turchino sotto l'occhio destro, ma dopo gli interrogatori seguenti la sua faccia era appena riconoscibile. Le labbra, il naso, le orecchie, le sopracciglia portavano le tracce delle violenze patite. Tuttavia egli non parlava. Il giorno dopo la Vezzanese fu rimesso in libertà. Quando lo disse a Berardo, lui replicò che allora dovevamo trovare il modo di uscire anche noi, che il gioco è bello se dura poco, ma chiudere il gioco era molto più difficile che cominciarlo. Quando Berardo disse al commissario che la sua prima confessione era stata un trucco, quello si mise a ridere e lo rimandò in cella. Quella sera Berardo ebbe una nuova chiamata speciale, con conseguenze ancora più spaventose delle precedenti. Lo ricondussero in cella, tirandolo per le spalle e le gambe, come Cristo quando fu deposto dalla croce. Quando fummo chiamati di nuovo davanti al commissario, Berardo voleva confessargli tutto e raccontare tutto quanto aveva preso dalla Vezzanese. Si teneva in piedi a fatica per le ferite che aveva in tutto il corpo. La sua faccia era riconoscibile, era ridotto a un povero ecce homo. Allora il commissario aprì un tiretto e presentò a Berardo un giornale che portava in testa questo titolo a grandi caratteri: Viva Berardo Viola. Disse che su quel giornale veniva raccontato il trattamento che Berardo aveva subito in carcere, un giusto trattamento secondo il commissario. Disse che su quel giornale si parlava molto di Fontamara, della deviazione di un corso d'acqua, della questione del fucino, della morte di una certa Elvira. Voleva sapere il commissario come erano state trasmesse tutte quelle informazioni. Ma Berardo non rispondeva. Guardava come ipnotizzato il giornale su cui c'era stampato il suo nome e quello di Elvira e su cui c'era scritto in grande Viva Berardo Viola. Il commissario insisteva perché Berardo parlasse. No, è impossibile, signor commissario. Adesso piuttosto preferisco morire. Nessuno di noi due chiuse occhio durante la notte seguente. Berardo si teneva la testa tra le mani, come se stesse per scoppiargli. Decideva di confessare, si pentiva. Tornava a decidersi, tornava a pentirsi. E parlava, a me e a sé, Berardo Viola. Che senso ha vivere, adesso che Elvira è morta? E se io tradisco, tutto è perduto se io tradisco. La dannazione di Fontamara sarà eterna. Se io tradisco, passeranno ancora centinaia d'anni prima che una simile occasione si ripresenti. Ma se io muoio, sarò il primo cafone che non muore per sé, ma per gli altri. Sarà qualcosa di nuovo, un esempio nuovo, il principio di qualcosa di mai visto. Al mattino seguente fummo separati di nuovo, ma questa volta definitivamente. Dopo 2 giorni fui chiamato dal commissario e seppi che Berardo Viola si era impiccato alla finestra della sua cella. Il solito sconosciuto aveva portato a Fontamara una scatola con su scritto poligrafo ed altro materiale per fare il giornale dei cafoni. Anzi, il primo giornale dei cafoni.
Avevamo piazzato la scatola sul tavolino di Marietta in mezzo alla via e discutevamo sul giornale da fare. C'era Maria Grazia, che aveva la calligrafia più chiara e avrebbe dovuto scrivere il foglio. C'era Baldissera, che conosceva la grammatica e gli apostrofi. C'era Scarpone, al quale il solito sconosciuto aveva spiegato il funzionamento della scatola. La prima discussione l'avemmo sul titolo da dare al giornale. Michele propose un buon titolo, La verità, che voleva dire molto. Qualcun altro propose La giustizia, e anche questo sembrava un buon titolo. Marietta propose La tromba dei cafoni, ma nessuno discusse la sua proposta. Poi Scarpone disse Che fare? Non capivamo, ma era la sua idea di titolo. Scrivici in testa al giornale, con bella calligrafia, Che fare? E così sarà un titolo. E poi quel titolo lo ripetiamo in ogni articolo. Hanno ammazzato Berardo Viola, Che fare? Ci hanno tolta l'acqua, Che fare? In nome della legge violano le nostre donne, Che fare? Don Circostanza è una carogna, Che fare? Così scrivemmo il giornale e lo stampammo e ci mettemmo a distribuirlo per i paesi vicini. A me toccò di portarne 30 copie a San Giuseppe, dove avevo dei parenti. Ci andavo un pomeriggio, io, mia moglie e mio figlio, e in una mezz'ora feci la distribuzione. Verso le 9, dopo aver mangiato la minestra e bevuto un bicchiere di vino coi parenti, riprendemmo la via di Fontamara. A metà strada sentimmo alcuni spari, lontani. Sembrava che gli spari venissero da Fontamara. Passò un carretto che veniva da Fossa e disse che a Fontamara c'era la guerra. Noi continuammo ad andare avanti, senza capire cosa potesse essere successo. Che fare? Ci chiedevamo, ma la risposta era più difficile della domanda. Incontrammo Pasquale Cipolla che stava correndo verso Fossa. A Fontamara era la guerra, continuava a dire, la guerra contro i cafoni e contro il giornale. Scarpone era stato ucciso. Venerdì Santo era stato ucciso. Pilato e Michele Zompa avevano preso la via della montagna. Baldissera era stato ucciso. Degli altri non abbiamo mai avuto più notizie, di quelli che morirono e di quelli che si salvarono, né della nostra casa, né della terra. Adesso siamo qui. Per mezzo del solito sconosciuto siamo arrivati qui, all'estero. Ma è chiaro che non possiamo restarvi. Che fare? Dopo tante pene e tanti lutti, tante lacrime e tante piaghe, tanto odio, tante ingiustizie e tanta disperazione. Che fare?